Celeste, posso entrare? Non andartene. Ti prego, non farlo. Lo devo fare, non c'è altra soluzione. Fuggire non serve a niente. Io non fuggo. Ma Aurora non accetterà mai il mio rapporto con Pietro. È suo padre ed è giusto che stia accanto a lei e non a me. Puoi immaginare se io non sia preoccupata per Aurora. Ma nessuno di noi può sapere ciò che è giusto e ciò che non lo è. Tu ami Pietro e in questo non c'è niente di sbagliato. Certo che lo amo. Ma devo allontanarmi da lui. Ho promesso ad Anna che avrei vegliato su Aurora. L'avrei aiutata a ritrovare la serenità, invece sono proprio io a darle questo dolore, a metterla contro suo padre. E io non voglio questo. Non posso tradire un giuramento. Non è colpa tua quello che sta accadendo. E soprattutto non è andandotene che risolverai il problema. Pietro non si arrenderà. Io lo conosco bene. Lui non rinuncerà mai a te. Allora non c'è che un modo per mettere fine a questa sofferenza. Allontanerò Pietro da me. Farò in modo che sia lui a non volermi più vedere. Signore, mi dispiace, stiamo chiudendo. Sono entrato solo per chiedere dove posso trovare una stanza per questa notte. Vengo da Roma e non so dove dormire. Vabbè, io una stanza ce l'avrei. Perfetto, la ringrazio. Finisco qui e l'accompagno su. Aspetto, grazie. Senta, mentre aspetto, può portarmi una penna, un calamaio della carta? Certamente. Grazie. Prego. Grazie. Ah, senta, un'altra cosa. Sa dove si trova Palazzo Dubois? Certo. È qui vicino. Grazie. Cara Celeste, averti incontrata di nuovo, per caso, è stata la cosa più bella che mi sia capitata da quando la mia vita e la tua hanno dovuto subire i giochi di un destino crudele. Buongiorno, Conte, desidera? Vorrei vedere la signorina Celeste Dubois. Venga, l'accompagno. Che cosa ci fa lei qui? Buongiorno, signorina Celeste. Non credo che lei sia un ospite gradito. Perché mai? Ah, forse si riferisce all'increscioso problema del prestito fatto da suo padre, Enrico Brofari. Perché se è così, non dimentichi che è stata proprio lei a propiziare l'affare. Quindi, ora, magari... Siamo in due a non essere graditi come ospiti. La famiglia Brofari sa bene come stanno le cose. Non ha dubbi sulla sua responsabilità. Com'è sgarbata, signorina. In fondo sta parlando al futuro socio dei Marchesi. Non è ancora detto.
Lei crede ai miracoli. Lo sa benissimo che suo padre non arriverà mai in tempo per salvare tutta la baracca. È venuto fin qui soltanto per dirmi questo? No, veramente no. Questa mattina hanno recapitato una lettera per lei. E io ho pensato di fare cosa gradita venendo a consegnargliela immediatamente, ma vedo che il mio gesto non è stato apprezzato. Grazie. Se è tutto. Marchese, Marchesa. Che cosa ci fa lei in casa nostra? Sono venuto a trovare la vostra gradita ospite. Celeste si vede così di rado a Palazzo Dubois. Celeste sta benissimo qui da noi e non c'è alcuna necessità che lei venga a farle visita. Questo magari lasciamolo decidere a lei. Le sue volgari insinuazioni non sono molto gradite, Conte. Quando saremo ridiventati soci, mi farebbe tanto, ma tanto piacere invitarvi entrambi a Palazzo Dubois per festeggiare l'evento. Marchese, Marchesa. Andiamo! Mai pensato che tutto questo potesse accadere di nuovo. Cara Celeste, averti incontrata di nuovo, per caso, è stata la cosa più bella che mi sia capitata da quando la mia vita e la tua hanno dovuto subire i giochi di un destino crudele. Io devo ripartire per la Francia, ma prima di farlo voglio rivederti. Ci sono delle cose che tu non sai e che devi assolutamente conoscere. Solo dopo, se ancora lo vorrai, io sparirò per sempre. Mi puoi trovare domani al Caffè Vinci. Io sarò lì ad aspettarti. Con immutato amore, Emilio. Era un momento particolare. Non volevo offenderti, se l'ho fatto mi dispiace. Non preoccuparti. Anzi, scusami tu. Ero venuta da te per parlarti di una cosa molto importante. Vedendo lì Celeste, io... non lo so, ho esagerato. Vabbè, non ne parliamo più, d'accordo? Allora, me lo dici il motivo per cui mi hai fatto venire fin qui? Hai presente quel prestito che Enrico ha avuto da Charles Dubois? Beh, ora Herman pretende gli venga restituito immediatamente. Ma lo so, bel guaio. Io avrei una soluzione, però ho bisogno del tuo consenso. Dimmi. Vorrei ipotecare il castello. Però se tu non vuoi io non lo farò, perché comunque è stato un tuo regalo e se tu non vorrai io rispetterò la tua decisione. È un bel gesto. Vuoi dire che sei d'accordo? Certo. Stai diventando una donna, lo sai? Grazie, papà. Vado subito a dirlo al nonno. Speriamo che non sia troppo tardi. Vai.
Vai! Grazie di essere venuta, Celeste. Ma non ci speravo più. Siediti. Prendi qualcosa? Nulla. Come ti ho scritto nella lettera, io sto per ripartire. Ma non volevo andarmene senza prima averti rivista. Per spiegarti quello che è successo. Non c'è niente da spiegare. Dammi un'altra possibilità. No. Sono venuta per dirti che nulla potrà farmi cambiare idea su di te. È un bacio da Dio, perché ti ho voluto bene. Ma ti prego, non cercarmi mai più. Non scrivermi più, devi sparire dalla mia vita. Io tornerò, Celeste. Perché anche io ti ho voluto bene. E stavolta dovrai ascoltarmi. L'ho visto con quel ragazzo. Si chiama Emilio. È il padre del mio bambino. Questo lo so. Ma mi avevi detto che non volevi più vederlo, però. È stato lui a cercarmi. Abbiamo parlato e abbiamo scoperto di amarci ancora. Tra un po' ripartirà per Parigi. Appena avrò finito di sistemare tutte le mie cose, qui lo raggiungerò. Quindi era tutta una scusa. Non c'entrava niente, Aurora. La paura che avevi di ferirla. Tutte quelle chiacchiere sulla fedeltà che dovevi ad Anna. Mi dispiace, è successo qualcosa. Lascia perdere. Aveva ragione mia figlia. Dovevo aprire gli occhi con te. Non ti voglio più vedere. Aurora, non posso lasciartelo fare. Mi dispiace, nonno, ma non posso accettare un tuo rifiuto. Non aiutami anche tu a convincerlo. Ho parlato con papà ed è d'accordo con me. Aurora, il tuo gesto è nobile e io ne sono profondamente toccato. Ma non è necessario che tu metta a rischio la tua dote per dimostrarci il tuo affetto. Ma questa proprietà è tua. E io non intendo assolutamente lasciartela ipotecare. Ma per me non è affatto un sacrificio farlo. Questo castello è sempre appartenuto a te e alla nostra famiglia. Te lo ripeto. Non posso accettare. Ma non preoccuparti. Troverò un'altra soluzione per risolvere i nostri problemi, le nostre difficoltà finanziarie. Giuseppe, la scadenza ormai è prossima. E noi non troveremo mai tutto quel denaro in tempo. Io ti prego di considerare l'offerta di Aurora e di mettere da parte il tuo orgoglio. Ma la mia decisione è presa. Aurora è intelligente, ha capito e non si offende, vero? La verità è che non ero venuta qui per darti il mio aiuto, ma per chiedere il tuo. Sì, perché sei l'unica persona che può mantenere alto il nome del casato e difenderci da Herman. Se quell'uomo si impossessasse di nuovo delle nostre vite, porterebbe soltanto altre disgrazie. Nonno, ti supplico, non puoi dargli la vinta. Aurora, aspetta. Non avevo considerato questo lato della faccenda. Forse hai ragione tu. Nonno, ti voglio bene.
Anche io ti voglio bene, bambina mia. Anche se a volte non riesco a dirtelo come vorrei. Ma io lo so che tu hai un cuore grande. Celeste. No, stai, cara. Stai. Ti ho cercato nella tua camera perché volevo darti io la bella notizia. Grazie ad Aurora riusciremo a rendere i soldi ad Hernan. Lei ipotecherà il castello. Finalmente è una buona notizia. Beh, almeno potrò partire più sollevata. Perché sei turbata, cara? Che cosa c'è che non va? Ci sono riuscita, Emma. Riuscita a fare cosa? Pietro mi odia. Presto si scorderà di me e così potrà stare accanto ad Aurora. Perché? Che cosa gli hai detto? Non importa. Adesso appena avrò sistemato le cose all'istituto partirò e una volta che me ne sarò andata via tutto tornerà come prima. Come giusto che sia. Questa è la nostra terra. Ogni notte usciamo di casa per raccoglierne i frutti. Mio figlio Vito continuerà questo lavoro quando io non ci sarò più. Come ho fatto io, quando mio padre se n'è andato. E tu? Riuscito a ricordare qualcosa? Il tuo nome? Il posto da dove vieni? No, ancora niente. In testa ho solo una gran confusione. Senza un passato non riesco nemmeno a immaginare un futuro. È come se fossi nato soltanto l'altro giorno, quando mi avete ritrovato lungo la strada. Se non ci foste voi, mi sentirei completamente perduto. Non saprei nemmeno dove andare. Puoi passare tutto il tempo che desideri, fino a quando ritrovi la tua memoria e te stesso. Nel frattempo, perché non vieni con noi in mare? È un lavoro duro, ma può dare grandi soddisfazioni. Sì, mi piacerebbe molto. Almeno sarebbe un modo per ripagare la vostra gentilezza. Ti chiamerò Ulisse, visto che non ricordi il tuo nome. Se a te va bene. Ulisse? Sì. Era il mio secondo figlio. L'ho perduto 3 anni fa. La tubercolosi se l'è portato via, insieme a mia moglie. Papà! Sono qui! Venite! Forse raggiungiamo, vai. Giacinto, aspetta. Volevo dirti che per me è un onore chiamarmi Ulisse. Non so chi sei né da dove vieni, ma di sicuro tu devi essere un bravo ragazzo. Andiamo a vedere che pesca ha fatto Vito, vai, che magari stasera si mangia bene. Tu non hai mai pescato, eh? Sì, non mi sembra. Anzi, prego. Oh, finalmente, eh? Volevate lasciare il lavoro pesante a me? Bravi. Non ti preoccupare, Vito. Il nostro Ulisse oggi ha deciso di aiutarci. Stai attento. Ulisse? Tuo padre mi ha raccontato di tuo fratello e di tua madre. Mi dispiace. Ulisse. Ulisse lo smemorato. Sì, mi piace. Forza. Vediamo se te lo meriti questo nome, allora. La ringraziamo per la celerità con cui ci ha consentito di concludere l'operazione. Con una garanzia come il castello e il buon nome della vostra casata, era un dovere. Arrivederci, signorina. Arrivederla. Arrivederci. Arrivederci.
È andato tutto bene? Sì, bene. Ho dovuto mettere un centinaio di firme. Come mi sono comportata? Egregiamente. Diciamo che oggi hai avuto il tuo battesimo finanziario. Beh, devo dire che il mondo della finanza non mi piace molto. Preferisco disegnare abiti. Ti capisco molto bene. Pietro, non ho ancora avuto modo di ringraziarti. Non a me che devi ringraziare. È tutto merito di Aurora. Ho il calesse qua fuori. Se vuoi la riaccompagno io al castello. No, andate pure, io ho la carrozza che mi attende. Poi desidero restare un momento solo. Voglio prepararmi al mio incontro con Herman. Sarà una bella soddisfazione vedere finalmente sulla sua faccia la sconfitta. Vogliamo andare? Avanti. Buongiorno, Marchese. È il perfetto orario. Amo la puntualità. E anche gli ottimi affari. Tornare a lavorare insieme sarà vantaggioso per entrambi. Vedrà che la banca Obrofari non vivrà più momenti di difficoltà come nel recente passato. D'altronde, anche lei ha avuto già modo di apprezzare le mie capacità imprenditoriali. Che peccato, eh? Che la nostra collaborazione sia durata così poco. Averle concesso fiducia una volta è stato un errore gravissimo. E certi errori si pagano nel tempo. Ma non si amareggi troppo, Marchese. Vedrà che d'ora in poi davanti a noi si apriranno strade di proficue collaborazioni e grandi interessi. Lei crede? Questa è la somma che il signor Dubois ha prestato a mio figlio Enrico. Ho aggiunto anche gli interessi, sebbene non fossero previsti. Non voglio dover dire grazie a nessuno, tantomeno a Dubois. E ai suoi amici. Cosa le succede? Non li conta? No. Sono più che convinto che i suoi calcoli siano esatti. Se adesso lei vuole essere così gentile da apporre una firma. Finalmente chiuso questo squallido episodio. Conte Ludovici, io mi auguro con tutto il cuore di non doverla mai più incontrare fino al resto dei miei giorni. Mi dispiace deluderla, signor Marchese, ma io ho la sensazione che le nostre strade si incroceranno ancora. Perciò io le auguro di vivere molto, ma molto a lungo. Cercherò di fare del mio meglio. Vado a messa. Papà, aspettate. Si vede che non siete abituato a portare la cravatta. È che negli ultimi anni ho avuto poche occasioni per metterla. Da qualche giorno però l'ho vista più spesso. Mi sto prendendo un po' più cura di me. E ti confesso che è piacevole. Ascoltate. Zia mi ha detto quello che è successo l'altro giorno. Io lo so che cosa pensa la zia. Ho conosciuto una donna, si chiama Yvonne, e non me ne importa nulla di quello che pensa la gente.
Avete ragione. Spesso le chiacchiere della gente sono piene di cattiveria e di stupidità. Però qualche volta può succedere che un fondo di verità ci sia. Tu nemmeno la conosci, Von. E non sai quanto sia importante per me. Ma che cosa pretendete tutti? Io sono nato contadino. Ho lavorato i campi tutta una vita, giorno e notte. Poi ho incontrato tua madre. L'ho amata, rispettata. Ho cresciuto te e i tuoi fratelli senza mai concedermi un giorno di distrazione. Che cosa chiedo adesso? Un po' d'amore. Una carezza. È così difficile capirlo. Ma veramente pensate che io sia così stupido da non sapere che cosa sto facendo? Non vi arrabbiate. Voi avete tutte le ragioni di questo mondo. Non posso negarvi che qualche dubbio ce l'ho. Ti prego, non rovinare tutto anche tu. Lasciatemi vivere questo momento. Io lo so che voi mi considerate vecchio. Ma non è così. Io ho bisogno ancora d'amore. E credo di meritarmelo. Chi più di voi? Ma poi quale vecchio? Con questa cravatta sembrate proprio un giovanotto. Io vado. Guarda, guarda che vergogna. Andiamo. Senti, Agostino, io non voglio che la nostra amicizia ti crei tanti problemi. Io non voglio neanche parlare. Aspetta, lasciami finire. Io mi sento la donna più fortunata del mondo ad averti incontrato, credimi. Proprio per questo l'ultima cosa che vorrei è che tu possa soffrire per colpa mia, sai? Ivone. Se tu pensi che sia meglio che io e te non ci si veda più, ma io ti capirei, sai? Io sto bene con te. Vedi, tutte le persone che mi sono accanto, mio figlio, mia sorella, gli amici, hanno qualche difficoltà a vedermi improvvisamente diverso. I cambiamenti spaventano. E loro vorrebbero che io rimanessi sempre lo stesso. Cioè come? Taciturno, solitario e senza la cravatta. Ma devono abituarsi all'idea. E adesso andiamo, altrimenti faremo tardi alla messa. Va bene. Andiamo. Vabbè, ci vediamo stasera. Ciao. Bentornato, signore. Oh, Eugenio. Provveda ai miei bagagli. Immediatamente. Bentornato, signore. Grazie.
Celeste. Papà, finalmente sei tornato. Che piacere trovarti qui. Dopo un lungo viaggio è una sorpresa poter riabbracciare la propria figlia. È successo una cosa. Cosa è successo? Herman ha cercato di mandare in rovina gli Obrofari. Ti prego, dimmi che non gli hai chiesto tu di esigere la restituzione del prestito fatto ad Enrico. Ti prego, dimmelo. Assolutamente no. Quello era un prestito personale. Io non capisco come il conte Ludovici si sia permesso di fare una cosa simile. Infatti ci ha messo in una situazione molto imbarazzante. Sì. Sì, posso immaginarlo. Papà, tu non ti rendi conto, ma i tuoi rapporti con quell'uomo, con Herman, sono mal visti da tutti. È talmente negativa la sua fama che anche il tuo nome ne risente. Non solo dagli Obrofari, ma anche da Pietro. Tutti dubitano della tua onestà. Ma tu ti fidi di me, vero? Io non ho mai pensato neanche lontanamente di mettere in imbarazzo gli Obrofari. Devi credermi. Papà, io ti credo. Ma loro non ti conoscono quanto me. Ormai il danno è stato fatto. Devi soltanto trovare il modo per riparare. Sì, sì, certo, certo. Andrò oggi stesso a parlare con il marchese Giuseppe Obrofari. Mi spiegherò. Mi scuserò. Metterò in chiaro ogni cosa. Te lo prometto. Voglia credermi, marchese. È stato un colpo molto duro anche per me scoprire quello che il conte Ludovici ha fatto. Voglio sperare si sia trattato di un eccesso di zelo e non di un deliberato tentativo di danneggiarvi. Signor Dubois, l'amicizia e la stima che ci legano a sua figlia mi portano a credere alla sua buona fede. Quello che onestamente faccio fatica a capire e come mai lei non si sia reso conto di chi è veramente il suo socio. Io non vorrei che, quando lei si accorgerà a quale categoria appartiene, perché se ne accorgerà, sia troppo tardi per lei. Cercherò di seguire il suo consiglio. Per il momento mi permetta di riparare al danno economico che avete subito. Sono qui anche per ridarvi l'intera somma. Non abbiamo più bisogno del suo denaro. Abbiamo già provveduto in altro modo. Comunque la ringrazio. Ma chiedo di nuovo scusa. Spero di poterle dimostrare ancora la mia amicizia. Sarà un onore per me concludere affari con lei. Signor Dubois, lei sarà sempre il benvenuto in casa nostra, ma per quello che riguarda gli affari, io non credo che fra noi ci potrà mai essere alcun rapporto. Lei ha un socio che io disistimo totalmente. Per non dire di peggio. Comprendo. Arrivederci, signor Marchese. Arrivederci, signor Dubois. E mi permetta, segua il mio suggerimento. Stia molto attento a chi si è messo accanto. Che ci fai all'impiedi a quest'ora? Ero in pensiero. Hai visto che ore sono? Io non sono più un ragazzino. E tu sai benissimo dove sono stato. Certo che lo so. Ed è questo che mi preoccupa. Li hanno visti tutti in chiesa, te e quella donna. Da almeno 40 anni. Io vado a messa tutte le domeniche mattina. Non vedo che cosa ci sia di così straordinario. Di solito ci vai con me. E nessuno si permette di riderti dietro. Nessuno ti parla alle spalle. E questo è quello che ti dà fastidio. I pettegolezzi della gente, vero? Stai abbandonando la tua casa, la tua famiglia, il tuo lavoro. Ma che cosa ti sta facendo quella donna? Mi sta dando un po' d'amore, Agnese. Un po' d'amore, lo capisci? Comunque, visto che sei così in ansia quando io resto fuori, da domani cambieranno le cose. Dirò a Yvonne di venire qua.
Non lo fare, Agostino. Non fare una cosa simile. Altrimenti? Se quella donna entrerà in questa casa, io me ne andrò. Puoi cominciare a fare le valigie allora. Ma che cosa dici? Io ho allevato i tuoi figli. Li ho nutriti, li ho vestiti. Avevo promesso a tua moglie che non vi avrei mai abbandonati. Che io mi sarei occupata di voi. Io ho dedicato tutta la mia vita. Adesso non mi servo più. Scusami, Agnese. Scusami. Io non potrei mai fare a meno di te. Aiutami. Cerca di capirmi. Come hai sempre fatto. Ti prego, non venirmi contro. Agnese. Lo sa, Conte Ludovici? Quando rientro da un lungo viaggio mi farebbe piacere ritrovare le cose così come le ho lasciate. Non amo eccessivamente le sorprese, soprattutto quando sono spiacevoli. Non capisco a cosa si riferisce. Prima di partire le avevo firmato una delega affinché potesse curare i miei interessi. È quello che ho fatto. No. No, lei si è occupato di qualcosa che non le competeva. Il prestito fatto alla famiglia Obrofari non rientrava nelle questioni a cui doveva dedicarsi. Ma questo non potevo saperlo. Io ho trovato quel contratto e ho agito di conseguenza per tutelare i suoi affari. È per questo che mi pagano? Prendetelo. Lei è un ottimo tiratore. Avevo 10 anni quando mio padre mi regalò il mio primo fucile e mi insegnò a sparare. Prima di tirarla fuori dai guai, io ho fatto approfondite indagini su di lei, Conte. E posso affermare che nulla o quasi mi sfugge sia della sua vita pubblica che di quella privata. Conosco perfettamente il motivo del suo astio nei confronti degli Obrofari. E se lei ha deciso di rovinarli, francamente non me ne importa nulla. Purché lei non si nasconda dietro il mio nome, questo non lo posso assolutamente permettere. Si ricorda cosa le disse in Corsica, quando lei stava ancora nascosto in quel convento? Che da quel momento lei mi doveva la sua più totale, assoluta e incondizionata fedeltà. Comprende il significato di questa parola, Conte? Tradire può essere molto pericoloso. Ecco qua, questa è sua. Ma stia attento, Conte. Il cacciatore si può facilmente diventare prede. È stato chiarissimo. Me ne darò conto, ovviamente. Stasera, per il suo ritorno, abbiamo organizzato una cena a Palazzo Dubois con la nostra ospite. La signorina Deodato è stata particolarmente felice dell'iniziativa e sembra ansiosa di rivederla. No, questa sera non sarò a Palazzo. Rientro nella mia suite, Grand Hotel. Saluti la signorina Deodato da parte mia. Eh no, evidentemente la campagna non fa per me. Al suo 10° compleanno suo padre le ha insegnato a sparare. Il mio mi ha portato a visitare Parigi, poi Londra, Madrid e tutte le più belle capitali europee. Chissà, forse è per questo che ho sempre bisogno di stare in una grande città. In campagna non so com'è, ma mi manca l'aria. Abbiamo notizie dal duca di Monteforte? Sono passato a trovare sua moglie e mi è parso di capire che il suo rientro fosse imminente. Molto bene. Com'è che continui a avere quest'aria così strana? Non ti va giù quello che è successo? No, pensieri.
Sono un po' annoiato. Non dirmelo a me. Speravo tanto di vedere il signor Dubois e invece ci devo rinunciare. A quanto pare il tuo fascino è un po' in declino, eh? Non è che stai perdendo un po' di colpi? Eh? Parla per te. Che cosa c'entro io? C'entri, c'entri, e come che c'entri tu? Dopo la figuraccia che gli hai fatto fare davanti agli ombrofari, forse è proprio Dubois che non gradisce la tua compagnia, non credi? Dubois ha bisogno di me più di quanto tu possa credere. E allora se ti senti così sicuro, perché hai tanto bisogno che io lo seduca? Stai giocando a fare l'ingenua? O è solo un modo di mascherare la delusione per il rifiuto di Dubois? Dubois cadrà ai miei piedi molto prima di quanto ti immagini, Herman. Lo spero. Spero che tu abbia ragione. Te lo dimostrerò. E molto presto. Sono contenta che è rimasto soddisfatto. Del resto la Yvonne con le carte ci sa fare. Beh, la saluto. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno. Buongiorno. Anche lei vuole che le legga le carte? Le carte? No. Io preferisco altro. Posso offrirle un bicchierino? Oh, no, 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 grazie. Ma aspetta, vuoi già andartene? Proprio non ti ricordi di me. Quando sono entrato qui e ti ho vista, mi sono un po' sorpreso. Mi sono chiesto, chissà cosa ci fa in questo buco di borgo la Yvonne. Mi scusi, sa, ma credo che lei si sbagli con qualcun'altra, sa. Dove vai? Hai paura che gli altri sappiano quello che fai veramente? Io ho cambiato completamente vita, sa? Non sono più la stessa. Mi lasci andare, la prego. In fondo cosa ti chiedo? Con tutte le volte che lo hai fatto, una più, una meno, mi piaci proprio, sai? E a quanto ho capito, non ti andrebbe che la gente di qui sapesse tutto del tuo passato. Ma se sei gentile, io starò muto come un pesce, giuro. Venga, venga dentro, presto. Sei diventata impaziente adesso. Senta, io proprio non mi ricordo di lei. È vero, ho fatto la vita. E di facce me ne sono passate davvero tante davanti. Ma le ho dimenticate tutte. E ora ho smesso. E mi hai fatto arrivare fin qui per dirmi questo? Io ho chiuso con il mio passato, è chiaro? E sono venuta ad abitare qui, in questo borgo, proprio perché nessuno mi conosce. Ed ora la prego. La prego, se ne vada. No. Oramai ci sono. E resto qui. Altrimenti torno subito al caffè e si sa, tra un bicchiere e l'altro qualche chiacchiera scappa sempre. Le voci non ci mettono niente a circolare. Va bene, ma la smetta. Allora, quanto vuoi? No, no, non importa. 5 lire vanno bene? Prendile.
sono tue. Aspetta. Sono un appuntato dei carabinieri. Dovrei arrestarti per adescamento, lo sai, vero? Tu sei già stata qualche volta in prigione. Sai cosa significa? No, la prego. Io faccio quello che le vuole, ma non mi mandi in prigione. La supplico. Va bene, per questa volta non ti arresterò. Tu però dovrai abbandonare il borgo. Ti do 24 ore. Ma sì, al borgo. Riceveva in casa sua. Ma davvero prendeva solo 5 lire? Ah, saperlo prima, ci sarei andato anch'io di corsa. Lo sai come faceva? Andava sempre al Caffè Vinci, con la scusa di leggere le carte e adescava i clienti. Poi se ne accorsero quando lei si fece beccare che prendeva i soldi. Beh, continuiamo al lavoro perché noi i soldi ce li dobbiamo guadagnare con il sudore della fronte, purtroppo. Ti prego, dimmi che non parlavano di te. Dimmi che mia sorella non aveva ragione. E che non è vero quello che dicono tutti. È vero. Tu non puoi capire. Non puoi capire le umiliazioni che ho dovuto subire, le sofferenze. Non ne sono fiera, ma è così. E non per questo voglio trovare giustificazioni per le scelte che ho fatto, sai? Ma questa è la realtà. E purtroppo non posso cambiarla ora. Mi hai ingannato. Mi hai raccontato tante storie, ma nessuna era vera. Io mi stavo innamorando di te. E tu? Ed io cosa, Agostino? Tu ricevevi gli uomini in quella stanza. Nello stesso letto dove io una mattina mi sono svegliato pensando che finalmente avevo trovato un po' di felicità. Nessun altro uomo si è coricato in quel letto, a parte te. Nessuno. Era da anni che non stavo più con un uomo. E avevo giurato a me stessa che non mi sarei mai più fatta toccare da nessuno. Poi sei arrivato te. E per la prima volta io ho sentito che succedeva qualcosa di nuovo, di diverso. Ho provato un sentimento che non avevo mai provato prima. Ti prego, non continuare. Sto già così male. Agostino. Dimmi, cos'è che ti fa soffrire di più? Il mio passato o che la gente del borgo lo ha scoperto? Non lo so. E non me la sento di giudicarti. Vuoi qualcos'altro? Della frutta almeno. Qualcosa devi mangiare. Non voglio niente, grazie. A dormire. Sei sicuro che non hai bisogno di nient'altro? Si sente male, signore?
Oddio. Signora. Signora. La prego, signora. Yvonne. Signora. Yvonne, sono Celeste, mi sente? È grave? Sì. No, aspetti, rimango ancora un po' giù. No, io devo andare. Io lo so da tempo che mio cuore è malato. Ero venuta ad abitare qui perché speravo che almeno in questo borgo, lontano da tutto e da tutti, avremmo potuto morire in pace. E invece non si finisce mai di pagare i propri errori. Mai. Non dica così. Ho saputo quello che è successo e stavo venendo proprio da lei. Io non credo a quello che dice la gente. Si ricorda di me? Ci siamo incontrate un paio di volte e mi ha letto la mano. Sì, mi ricordo. Te stavi cercando una persona, vero? L'hai trovata? Non ancora. Sei giovane. Hai tutto il tempo per riuscirci. Io invece ho perso anche questa mia ultima possibilità. Per tanti anni ho letto il destino di tante persone, ho svelato sogni, desideri, ho predetto il destino degli altri. Non sono riuscita a vedere il mio e non ho capito che quel carabiniere mi stava ingannando. Di cosa parla? Della trappola che mi hanno teso per cacciarmi via dal borgo. Bisogna regolare il flusso del carburante. È ancora eccessivo. Spegni. Dovevi partire. L'hai saputo della signora Evanna? Sì. Mio padre l'ha presa molto male. Tuo padre non conosce tutta la verità. Che vuoi dire? Non è vero che riceveva i clienti in casa. È stata tutta una montatura per mandarla via dal borgo. Io so che faceva la vita. Sì, è vero. Ma ha smesso quel mestiere molto tempo fa. Quello che le stanno facendo è una vera ingiustizia. Le hanno teso una trappola. Comunque sia meglio per tutti che se ne sia andata. È molto malata. Sta per morire. E tu come lo sai? Il dottore che l'ha visitata. È malata da tempo e lei lo sapeva già. È per questo che ha deciso di venire a vivere qui. Perché nessuno conosceva la sua storia. Per vivere tranquilla il poco tempo che le rimaneva. Adesso non sa dove andare, morirà da sola. E per quanti errori abbia commesso, non merita una fine del genere. Tuo padre deve sapere la verità. Mi dispiace. Io sono sinceramente desolato, credetemi. Nessuno qui in caserma era al corrente di quanto l'appuntato Caputo stava per compiere. Quindi non è stato lei ad ordinare di mandare via la signora Yvonne? Assolutamente no. E l'ho anche detto a Pietro. Quando sei venuto qui per chiedermi informazioni su di lei, te l'ho detto, per noi era ed è tuttora una libera cittadina. Quello che è accaduto alla signora Yvonne è una vergogna. Una vergogna per tutto il corpo dei carabinieri. E il foglio di via? Anche quella è stata un'idea dell'appuntato Caputo. Ora non ditelo alla signora Yvonne, ma potrebbe addirittura denunciarlo. Ha compiuto l'operazione da solo, in abiti borghesi, senza avvisare nessuno dei suoi superiori. Evidentemente sperava in una promozione, non lo so. In ogni caso vi assicuro che è stato punito, in modo assolutamente esemplare. Questo significa che la signora Yvonne può rimanere? Certamente, è nel pieno dei suoi diritti.
Possiamo essere noi a darle la notizia? Come desiderate. Anzi, vi pregherei di porgerle le nostre più sentite scuse. Grazie. Voi siete molto buoni e gentili con me, ma io partirò comunque. Perché lo fa? Il maresciallo è stato molto chiaro. Contro di lei non c'è nessuna accusa, quindi non è obbligata ad andarsene. Ma dopo quanto è successo, in paese tutti mi eviteranno. Nessuno oserà offenderla. La gente, cara mia, quando si fa un'opinione su una persona, poi difficilmente la cambia. Mio padre cambierà idea, ne sono sicuro. Agostino è un uomo così buono, così dolce. Deve credermi, Pietro. Io non l'ho mai ingannato con i miei sentimenti, sa? Papà aveva ragione. Lei è davvero una donna meravigliosa. E adesso capisco anche perché sei innamorato di lei. Noi tutti l'abbiamo giudicata senza conoscerla. Ci perdoni. Ma questa è la sorte che mi ha toccata. E in un certo qual modo me la sono voluta un po' io. Ha un posto dove andare? No. Se me lo permette, io vorrei aiutarla. Conosco un prete a Roma. Ha una casa di accoglienza, lo ospiterebbe volentieri. Grazie. Lei è molto gentile, sa. Io non saprò mai come ricambiare la sua bontà. O forse sì. Mi mostri la sua mano. La persona che lei sta cercando tornerà di nuovo ad incrociare la sua strada e il destino gli offrirà l'ultima opportunità per ritrovarla. Non se la lasci scappare. Potrebbe essere l'ultima occasione della sua vita. E non la sprechi. Non faccia come me. Il suo bambino ha bisogno di lei. Mangiare, te lo devi guadagnare il pane col sudore della fronte come faccio io. È stato un pessimo affare comprare questo ragazzino. Ci siamo messi in casa un buon a nulla. E te l'avevo detto di non fidarti di quello che te l'ha venduto. Era uno zingaro. Che cosa ti aspettavi, eh? Sì? Adesso vediamo. Vieni con me. Avanti. Tu. Avanti, vieni. Questa notte la passerai qua dentro. Vediamo se impara a stare al mondo. Vieni. Ehi, bravo, dagli anche da mangiare. Su, tieni questo. E togliti tutti i grilli che hai per la testa. Sei stato fortunato. Mio marito ti ha dato un tetto sotto cui dormire. Ci sono tanti bambini come te che vivono per strada e che muoiono di fame, lo sai? Ma che ti parla a fare? Mi sa che il Signore non ti ha tolto solo la parola, ma anche qualche rotellina. Scusami, Agostino, mi sono dimenticata di passare al forno. Vuoi che ti accompagni? No, tanto ci metto poco. Ci vediamo al casale, eh?
Buongiorno. Buongiorno, Agostino. Pensavo che non t'avrei mai più rivisto. Potrei mai perdonarmi. Chi sono io per giudicare? Solo Dio può farlo. Io non posso fare altro che ricordare i bei momenti passati insieme e dimenticare tutto il resto. Addio. Buona fortuna. Anche a te. Signora. Signora, dobbiamo andare. È molto che non vedi tua figlia? No, sono stata a trovarla per spiegarle, ma è stato tutto inutile. È un grande dolore. Anche Giuseppe non si dà pace per quello che è successo. Signora Marchesa, ho visto la carrozza fuori. Pietro, sono venuta per ringraziarti. È la seconda volta che aiuti la nostra famiglia. Beh, ipotecando il castello siamo usciti davvero da una brutta situazione. Era un desiderio di Aurora. E poi l'avrei fatta anch'io. Lo so. È per questo che ti voglio bene come un figlio. Grazie. Grazie a te. Agnese, sono molto contenta di averti rivista. Anch'io, signora Marchesa. Arrivederci. Arrivederci. L'accompagno fuori. Grazie. Sai, Pietro, questa notte ho sognato Anna. Ci trovavamo in una stanza buia e io intravedevo soltanto la sua figura, anzi, ne intuivo soltanto la sagoma. Avrei tanto voluto abbracciarla, ma qualcosa me lo impediva. Lei però era serena, la sua voce era chiara. Mi ha rivolto una preghiera che ti riguarda. Mi ha chiesto di vegliare sulla tua felicità. Io allora nel sogno le ho parlato di te, di Celeste, del sentimento che vi unisce. Lei ha taciuto per un istante, ma poi l'ho vista più chiaramente e sorrideva. Mi ha detto: sono stata io a inviare Celeste a Pietro. Digli di non lasciarlo andare via. È il mio ultimo regalo per lui. Non sono io a lasciarlo andare. È lei che lo vuole. Oh, Pietro. Io non so esattamente che cosa vi siate detti, che cosa sia successo fra di voi. Ma di una cosa sono certa. Celeste ti ama. Se ti ha fatto credere il contrario, è soltanto perché pensava a quella che secondo lei è la tua felicità e quella di Aurora. Non è così. Se n'è andata perché ama un altro. È questo quello che ti ha fatto credere? No, non c'è nessun altro nella sua vita. Ma non lo capisci. È soltanto una scusa per farsi da parte. Ne è sicura? Ma sì. Se non ne fossi più che certa, non sarei qui. Ma ora corri, perché sta per lasciare il castello.
Grazie. Corri. Tutto a posto, possiamo andare? Sì, andiamo. Prego. No, non è il caso. Signora, serve aiuto? No, no, grazie. Che cosa vuoi? Non credo a quello che mi hai detto. Tu mi ami, ne sono convinto. Non è così. Sì, lo so, avrei dovuto rendermene conto prima che tutto questo lo stavi facendo per amore di Aurora. È mio. Che cosa te lo fa pensare? I tuoi occhi non sanno mentire. Accompagno io la signora. Va bene, l'hai sistemato tu così? Prima ci tenevo i finimenti per i cavalli. È carino. È molto accogliente. Felice che ti piaccia. C'è stato un momento in cui ho creduto che non mi sarei mai più innamorata. Ma poi ho incontrato te. E ho capito veramente cosa vuol dire amare. Ho capito quanto può essere forte questo sentimento. E ora so che né tu né io lo tradiremo mai. Vorrei svegliarmi così ogni mattina. Sarebbe il sogno della mia vita. Sposiamoci. Che c'è?
Ma saresti contenta anche tu. Chiudi tutto. Ma non possiamo pensare soltanto a noi. Dobbiamo dare anche agli altri il tempo di accettare il nostro amore. Sì. E infatti voglio parlare con Aurora. È una donna ormai, è grande. E deve capire come stanno le cose. Il suo atteggiamento è ingiusto, infantile. Vedrai che prima o poi imparerà a conoscerti per quella che sei. Una donna meravigliosa. Guarda i miei occhi nei tuoi. Offri al vento i tuoi capelli. E bagna il sole quest'oro di una luce splendida e selvaggia. Lascia che stringano le mie mani, le tue di rose di seta. E ridi. Mostrano le tue labbra, la loro fresca e umida porpora. Io ti dirò le mie rime e tu le ascolterai, gioiosa. Aspetto un bambino. Ripeti. Aspetto un bambino. Avanti. Permesso. E in salone stanno preparando il tè. Vogliamo prenderlo insieme? Mi farebbe molto piacere. Volentieri. Ho notato che aveva un libro tra le mani quando sono entrato in stanza. Lei ama leggere? Sì, mi piace molto leggere poesie. Ah. E di che poeta si trattava? È un giovane sconosciuto. Non penso l'abbia sentito nominare. Le confiderò un segreto. Da ragazzo scrivevo anch'io poesie. E perché hai smesso? Oh, perché erano orribili. Erano talmente brutte che me ne vergogno anche adesso solo a pensarci. Non lo racconterà in giro, spero. Potrebbe rovinare la mia reputazione di uomo d'affari scaltro. E senza scrupoli. Dipende da quanto è disposto a pagare il mio silenzio. Scusate. Sì. Volevo parlarti un minuto. Sì, certo. Mi scusi. Sono veramente contento che tu abbia deciso di non partire più. Ho capito che sarebbe stato un errore. Avrei reso infelice te e poi non potevo abbandonare i bambini dell'istituto. È veramente questo il motivo per cui hai deciso di non partire? Certo. Non lo so. L'ultima volta che ci siamo visti eri così pallida. Il tuo sguardo era così spento. E oggi invece sei così radiosa. I tuoi occhi hanno una luce... c'è dell'amore. Non me ne vuoi parlare, vero? Ma non c'è niente di cui parlare. D'accordo, d'accordo. Mi sono abituato ai tuoi segreti. L'importante è che tu sia felice. Lo sono davvero. Bambina mia, sai che farei qualunque cosa per la tua felicità, vero? Questo che ti voglio tanto bene.
Francesca sta leggendo alcune pagine di un romanzo bretone in cui si descrive l'amore illecito di Lancillotto e Ginevra. In questi versi Paolo e Francesca ritrovano i loro stessi sentimenti. Allora Paolo, tremante, si fa coraggio e bacia Francesca, segnando così il loro destino di passione e di morte. Tutto chiaro? Tutto chiaro. Quando sei pronto, incominciamo. Tutto a posto, quando volete. Via dal campo! Si gira! Clara, comincia a leggere. E così Lancillotto guardò l'amata e più non resistette. Avvicinò le labbra tremanti all'amata e la baciò. Adesso Francesca guarda Paolo. Paolo guarda Francesca. Le loro labbra tremanti si sfiorano, si baciano. Stop! Buona! Questa è buona! Come sono andata? Benissimo. Adesso vado a prepararsi per la cena della bufera. Mi è piaciuto recitare. No, no, io devo fare il possibile, ci devo riprovare. Ma per me è emozionante all'inizio, però poi... Poi dopo conosci tante persone interessanti. Produttori, registi, attori. Attori. Mm. Che re. E col bel Paolo com'è andata? Due occhioni da farti innamorare. Addirittura. No? Ti stai innamorando, Clara? Ma no. Non si può fare niente, è sposato. Che peccato. A me non me ne importa proprio. Senti questa, nella scena che abbiamo girato ci siamo dati uno di quei baci. Beh, un bacio da cinematografo, suppongo. Io di cinematografo non ne capisco molto. Il mio bacio era vero. Meglio approfittarne di questi tempi. Allora possiamo fare un altro brindisi? Sì, naturalmente. A questa bellissima serata e alla sua splendida carriera d'attrice. Non so proprio come ringraziarla. Davvero, per me è stata un'esperienza bellissima. Direi che Prego. È stato solo l'inizio. Se lei lo volesse potrebbe aspirare a molto, molto di più. Lo crede veramente? Sono sicuro. Che meraviglia! Ecco. Ha fatto preparare tutto questo per me. Sì, ecco, assaggi. Assaggi questo dolce. Questo è veramente squisito. Sì. Ha ragione. Ma è veramente buona. Ma... Non può saziare l'appetito, è come per il cinema è lo stesso. E dipende da quanto è grande il suo appetito. Ah, veramente, se fosse per me, io ho una grande passione per il cinema. Solo per quello? Thank you.
Mia adorata Emma, oggi è il 25 maggio 1873 e all'appuntamento che ci siamo dati io non ci sarò. Non per mia volontà, ma per imposizione dei miei. Lo so che questa è la fine della nostra storia e forse è giusto così. Ma io ti porterò per sempre nel mio cuore, così come conserverò l'altra foglia di edera che tu mi hai dato. Un giorno, ne sono certo, ci incontreremo di nuovo. Io tornerò proprio lì, dove ora tu stai aspettando inutilmente. Ogni 10 anni, alla stessa ora, e ti attenderò. Tu ci verrai mai? Perdonami, amor mio. Alberto. Cara, vieni. Tu non disturbi mai. Avevo bisogno di chiederti un consiglio. Che cos'è che ti inquieta? Nonna. Io non ce la faccio più, nonna. Lo so che mi sto comportando male. Io vorrei essere diversa, ma... non ce la faccio. Sono gelosa. Sono gelosa di Celeste. Io capisco quello che provi. Non è facile accettare che tuo padre abbia una nuova vita, un nuovo amore. Mi fa male anche solo sentirtelo dire. Hai solo bisogno di tempo. E poi capirai che è giusto così. No. No, non è giusto. Lui era innamorato di mia madre. Doveva sposarsi con lei. Ma come può averla dimenticata così? Ma lui non l'ha dimenticata. Pietro non dimenticherà mai Anna. Allora come può pensare ad un'altra donna? Ascoltami, non è facile da spiegare, ma io credo che il nostro cuore sia così grande da poter contenere infinite sfumature d'amore. Se tuo padre è innamorato di Celeste, questo non vuol dire che ti vorrà meno bene. E non vorrà dire che cancellerà il ricordo di Anna dal suo cuore. Lei è stata e sarà sempre una parte della sua vita. Voglio farti vedere una cosa. Che cos'è? È solo una foglia d'edera che è rimasta per molti anni chiusa in un libro. Ma è un ricordo speciale. Un ricordo di una persona molto speciale. È un ricordo del nonno? No. Del mio primo grande amore. Eravamo molto giovani, poco più che due adolescenti. Ma ci eravamo giurati eterno amore. Chi era? Alberto. Lui era il figlio di un piccolo commerciante. E io... la giovane promessa sposa di un nobile, tuo nonno. Vuoi dire che... tu e il nonno non vi siete sposati per amore? Erano altri tempi. Non era così facile. Lo so che a dirlo adesso sembra orribile, ma... è così. Ho sposato Giuseppe per obbedire a un'imposizione dei miei genitori. Quanto pianto in quel periodo. Ero disperata. Pensavo che la mia vita sarebbe finita. E invece mi sbagliavo. Tuo nonno si è rivelato una persona così dolce. E ha saputo aspettarmi. Ma tu non lo amavi? Come avrei potuto amarlo? Noi praticamente non ci conoscevamo. Però poi ho imparato a farlo. Lui mi ha regalato 3 figli meravigliosi. E poi... una mattina, svegliandomi accanto a lui, ho scoperto che era accaduto. Mi ero innamorata. E da quel momento in poi non avrei più potuto fare a meno di questo amore. E ad Alberto non hai più pensato? I primi tempi, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto. Ma poi
Il dolore del ricordo si è trasformato in un dolce oblio. Non mi ricordavo neanche la promessa che mi aveva fatto. Quale promessa? Che ogni 10 anni, il 25 maggio, lui mi avrebbe aspettato al nostro appuntamento. Ma domani è 25. Qual è stato l'anno del vostro primo appuntamento? Il 1873. Ma sono passati 40 anni. Domani lui potrebbe essere là. Ma figurati, dopo così tanto tempo. Dai, nonna, si tratta solo di fare una passeggiata. Non c'è niente di male ad andare a vedere, è solo un po' di curiosità. Io credo che lui domani ci andrà a quell'appuntamento. Eri lì da molto. Il tempo di guardarti per un po'. Hai parlato con Aurora? Sono andato a Roma proprio per questo. Ma lei deve averlo intuito e ha fatto di tutto per non incontrarmi. Ho paura che non voglia nemmeno affrontare l'argomento. Dovremmo avere un po' di pazienza. Io non voglio rinunciare a te. Ma non voglio neanche ferire i sentimenti di mia figlia. L'hai detto tu, no? Prima o poi capirà. E se il nostro amore è davvero così grande, allora resisterà fino a quel giorno. Ti amo. Devi proprio andarci in fabbrica. Sì. In questi giorni l'ho trascurata molto. E ho un lavoro ancora da sbrigare. Allora ci vediamo domani. Buonanotte. Emma. Sì, sono io. Pochi giorni dopo averti scritto quella lettera, siamo partiti. La mia famiglia si è trasferita in Nord Europa, in Olanda. I primi tempi sono stati duri. Vivevamo tutti in una stanza. I miei genitori hanno fatto grandi sacrifici per farmi studiare. E io volevo diventare ricco, in fretta, per tornare a sposarti. E ricco lo sono diventato veramente. Ma non abbastanza in fretta come avrei voluto. E nel frattempo ho saputo che stavi per sposarti col marchese Obrofari. Sono anche venuto al matrimonio perché non volevo crederci. Sì, sì, forse tu non mi hai visto, ma io c'ero. E così.
Mi sono sposato con una ragazza olandese. Ho anche avuto un figlio. Un bravo ragazzo. Un uomo ormai. Ma in tutti questi anni io non ho mai mancato al nostro appuntamento. Mai. Io ho sempre continuato ad amarti. E sono vissuto nell'attesa di questo momento. Tu hai amato la ragazzina che ero un tempo. Non la donna che sono oggi. Già, la moglie del marchese Obrofari. Un giorno mi dicesti che ti saresti ammazzata piuttosto che sposarlo. Ma non l'ho fatto. Sai che mi ero proprio dimenticata di questo particolare. E di me? Ti eri dimenticata? No. No. Ma ho sposato Giuseppe e nonostante i nostri problemi, tutte le difficoltà, siamo ancora uniti. Ci vogliamo bene ogni giorno di più. Ne sono felice per te, Emma. Sinceramente. E cosa pensi di fare adesso? Tornerai in Olanda? Lo so. Ero venuto in Italia senza un piano preciso. Ero preso unicamente dal pensiero di rivederti. E adesso che tu sei qui, davanti a me, mi sembra quasi un miracolo. Anche adesso, guardandoti, nonostante tutti gli anni che sono passati, io capisco perché mi ero innamorata di te. Anche adesso, guardandoti, io so che tu sei, sei stata e sarai sempre la donna della mia vita.